Ciccio Pitarresi, allora veniamo da un periodo molto molto positivo, due vittorie, un pari a Campobasso, adesso però c'è una sfida quasi proibitiva oltre che affascinante con il Foggia. Sì, come hai detto tu, veniamo da tre importanti partite con altrettanti punti, perché oltre ai 3 punti conquistati domenica e mercoledì e poi il pari che abbiamo fatto, sono state tre importanti prove della squadra, quindi tre grandi prestazioni, cerchiamo sempre di migliorarci, adesso domenica viene quest'altra grande, grande match che noi cerchiamo sempre di dare il massimo. Cerchiamo sempre di limitare gli avversari e portare punti importanti in classifica. Bisogna puntare anche, continuare ad andare sulle ali dell'entusiasmo, anche perché davanti a noi per la prima volta quest'anno ci sarà anche il nostro presidente. Ci tenete a offrire a lui un grande spettacolo? Certo, vabbè, noi a prescindere dobbiamo sempre puntare in alto, puntare sempre a migliorarci. E muovere sempre la classifica per me è importante perché abbiamo trovato una quadra della squadra e è sempre meglio migliorare. Poi, come hai detto tu, abbiamo anche il nostro presidente che ci segue tutto l'anno da lontano, ora che è qui con noi, vicino a noi, dobbiamo dare qualcosa in più anche per lui. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni, anche se non è mai mancato l'apporto dei picernesi. Mai come questa volta i biglietti praticamente bruciati in poche ore. Questo è un segno di grande vicinanza non solo dei tifosi, ma dell'intera comunità che riempirà il Curcio sabato per questo importante match. Certo, infatti era questo importante ritornare a giocare a casa nostra perché il nostro pubblico, i nostri picernesi, diciamo, ci aiutano e ci danno qualcosina in più che possiamo dare noi in campo per portarci a fare più punti possibili. Ciccio, ultima battuta su di te. Nelle ultime grafiche, negli ultimi post pubblicati, la Lega Pro ti ha indicato come uno dei migliori calciatori del girone C di Serie C, anche per come hai giocato, per quanto tempo hai giocato. Sei diventato ormai sempre più leader in questa squadra. Piace sentire queste cose, però sono uno che lavora sempre per migliorarmi e cerco di dare sempre il massimo per me e per dare l'aiuto ai miei compagni per cercare di vincere o cercare di non perdere partite. Quindi uno si allena sempre per migliorarsi, poi fa piacere se fai sempre meglio ogni domenica.